Siamo lodati Gesù e Maria. Approfondiamo insieme il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, che pone due o tre questioni molto importanti e molto delicate. Primo, l'organizzazione terribile del regno del diavolo, che è un'organizzazione ferrea, quello che ci dice Gesù. Secondo, la potenza e la capacità di distruggere Satana e il suo regno che ha Gesù. E terzo, purtroppo l'oscura problematica molto dolorosa del peccato contro lo Spirito Santo che commettono queste persone, a quello che il Vangelo ci racconta, perché scambiano l'opera di Gesù, quindi un'opera salvifica, un'opera buona, e tra l'altro un'opera che è chiaramente distintiva del fatto che uno sta agendo in nome di Dio, come lo scacciare i demoni, come un'opera che lui fa perché sta in combutta con uno dei principi dei demoni, che è Beelzebul. Allora, vediamole brevemente tutte e tre. Gesù, quando si difende da questa accusa, sta dicendo indirettamente che purtroppo il regno di Satana è un regno forte e ben organizzato, non è diviso in se stesso. Non perché i demoni vanno tutti quanti d'accordo tra di loro, perché i demoni non vanno d'accordo tra di loro, perché si scannano e si odiano anche tra di loro, ma perché il potere del principe dei demoni, che è Satana, è talmente grande che li mette tutti quanti in linea, che nessuno nel regno delle tenebre ha la forza e il potere di ribellarsi e di resistere a quello che vuole il principe dei demoni. Questo è. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché il regno del male è compatto e agguerrito. Si fonda sull'intelligenza, sulla cattiveria di uno spirito corrotto, che è il loro capo, che è Lucifero, che è abbastanza inquietante. Ecco. Quindi indirettamente Gesù sta anche dicendo: attenzione, questi, a noi uomini esseri umani, non soltanto con le possessioni, come nel caso, ma anche con le tentazioni, ci metterebbero tutti quanti sotto i piedi. Ad esempio, no? Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato uomo forte, solo allora saccheggerà la casa. Cioè, i demoni sono forti e entrano dentro casa nostra, dentro la nostra anima, e quando ci stanno quei poracci dei posseduti anche nel corpo, abbastanza facilmente, e noi non ce la facciamo a respingerli e a vincerli. Ci vuole uno più forte di loro, che è nella nostra casa, ecco perché è così importante vivere in grazia di Dio, in modo tale che i demoni, trovando che è più forte di loro, che Gesù, non ci possano più entrare. Spero che mi sto riuscendo a spiegare bene. La cosa brutta è questa forma di peccato contro lo Spirito Santo. Voi dovete sapere che nella letteratura spirituale, anche antica, ci sono alcune cose che sono proprio il segno della presenza di Dio. Sono più o meno tre. Primo, il potere di fare i miracoli. Perché i miracoli, come sapete, li fa soltanto Dio. Voi sapete, quando la Chiesa fa un santo, che cosa deve accertare per due volte? Uno per dichiararlo beato e uno per farlo santo. Che ci sono dei miracoli veri attribuiti all'intercessione di quel santo. Perché? Perché se abbiamo un miracolo con l'intercessione di quel santo, sicuramente quel santo sta in paradiso. Perché i miracoli non li fanno né gli uomini né i diavoli, li fa soltanto Dio. Quindi quando uno fa i miracoli vuol dire che Dio è con lui. La seconda cosa è quando uno è capace di leggere il segreto della tua coscienza, oppure di predire con certezza gli eventi futuri. Anche queste cose, che per esempio ce l'hanno i grandi santi come Padre Mio, sono prerogative soltanto di Dio, perché il demonio non legge i nostri pensieri, non è capace. È capace a intuire quello che pensiamo, ma non legge le nostre coscienze. E lo stesso diavolo non può predire con particolarità e con certezza gli eventi futuri. La terza cosa è lo scacciare i demoni. Se uno scaccia i demoni, vuol dire che Dio è con lui, perché i demoni non sono scacciati dagli uomini, sono scacciati soltanto da chi è più forte di loro. Chi è più forte di loro è soltanto il Padre Eterno. Né si può pensare, perché questo sarebbe veramente assurdo, che il regno di Satana sia diviso in se stesso, come pensavano con Gesù. È brutto pensare che Gesù faccia queste cose in nome di Beelzebul. E questo è un peccato contro lo Spirito Santo, perché? Perché se tu pensi una cosa del genere, cioè
uno dei segni certi della presenza di Dio, tu lo attribuisci alla presenza del demonio, vuol dire che non fai funzionare bene il cervello, quindi vai contro la verità conosciuta. E se ci ripassiamo al catechismo, uno dei sei peccati contro lo Spirito Santo era proprio l'impugnazione della verità conosciuta. E siccome il Signore non ha mezzi per parlare al nostro cuore se non attraverso la parola e metterci delicatamente dinanzi alla verità, se una persona chiude completamente la porta anche all'evidenza della verità, si esclude dalla possibilità di essere salvato. Ecco perché peccato contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato, perché chiude completamente l'anima all'azione della grazia. Bene, chiediamo a Maria Santissima che insieme a suo figlio, per la pienezza di grazia che schiaccia tutti i serpenti sotto i suoi piedi, che ci custodisca e ci protegga sempre, soprattutto dall'azione ordinaria dei diavoli, a cui siamo soggetti tutti quanti, che è la tentazione, e che ci aiuti sempre a rimanere stretti e in grazia di Dio come le vuole che stiamo, perché non abbiamo nulla da temere da questi nemici della nostra salvezza, avendo le nostre anime abitate da Gesù e come la sua, che era piena di grazia, ecco, rivestite della grazia di Dio, con la quale non è compatibile la presenza dei suoi nemici. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.